Benvenuti a Claus Condicio, talk show su YouTube. Abbiamo in collegamento telefonico l'onorevole Francesco Speroni della Lega Nord, vicepresidente del gruppo parlamentare in Europa, è corretto? Della Lega? Co-presidente, chiedo scusa. Sì. Allora, presidente, siamo anche oggi in una giornata abbastanza calda dal punto di vista economico. C'è stato l'intervento della Banca Centrale e la situazione non è delle più rose. Perché oggi le indiscrezioni sui giornali sono diverse, le interpretazioni, Bossi tirato dalla giacchetta in varie direzioni. Com'è un po' la vostra posizione sull'Europa? La posizione sull'Europa è questa, che ci siamo dentro e non è che anche volendo sia così facile uscire, sia dall'Europa intesa come Unione Europea, sia da quella sotto specie che è l'euro, perché sappiamo che l'euro non è che sia obbligatorio, tant'è vero che 10 paesi su 27 non ne fanno parte, però noi ci siamo entrati e a questo punto l'unica cosa è sfruttare quell'opportunità che le regole danno e quelle azioni che possono servire ad attenuare quantomeno la crisi, soprattutto qui da noi. Quindi è per questo che Bossi ha apprezzato l'intervento della Banca Centrale Europea. Non è una cosa che ci piace la Banca Centrale, perché praticamente ci toglie la sovranità, ce l'ha già tolta. Infatti. No? Ecco, però visto che c'è, a un certo punto dobbiamo far buon viso a cattiva sorte e, ripeto, sfruttare quantomeno le opportunità che ci vengono offerte. Ecco, però ovviamente siamo a sovranità limitata, su questo non c'è il minimo dubbio, però insomma forse il governo è stato meno virtuoso di quello che si pensava e la cura Tremonti ha funzionato per il contenimento della spesa, però di fatto non è stata in grado di rilanciare l'economia. Non che voi c'entriate con Tremonti, non è per questo, non è che sto incolpando voi, però non è che non c'entriamo, adesso cioè non nel senso, non è che voi del governo comunque. Sì, esatto, però obiettivamente la cura Tremonti ha funzionato nel contenimento dei costi, però non è ripartita l'economia, non è ripartito il turismo, non sono le piccole e medie imprese, lei le frequenta più di me, gli artigiani sa in che situazione sono, Veneto ha chiuso, lo citava lei il dato l'altro giorno, partite IVA a man bassa, cioè, perché la crisi c'è e forse non ha funzionato. Anche per questo c'è stato quell'incontro ormai quasi sotto Ferragosto tra i ministri della Lega Bossi Calderoli e il ministro dell'economia Tremonti, questo proprio per mettere a punto delle misure che servano non solo a contenere il debito, a ridurlo, anche perché questo ormai è una cosa inderogabile, imposta, ma comunque utile, ma appunto serve anche fare ripartire l'economia, cioè la politica della lesina va bene per ridurre i debiti, però poi ci vuole anche un minimo di espansione, che tra l'altro l'espansione anche comportando un incremento delle entrate fiscali aiuta in ogni caso anche il problema finanziario. Certo. Senta, sul piano delle soluzioni economiche c'è quella più demagogica, e in questo mi associo a lei quando lo dice, che è quella dell'abolizione delle province. L'argomento che lei ha usato pubblicamente è abbastanza, devo dire, convincente. Lei dice non si aboliscono le province, si aboliscono gli eletti delle province, ma l'apparato provincia di fatto rimane, secondo alcune proposte che circolano. Sì, almeno io conferma? Ecco, non ne ho lette proprio tutte, però certo. Sembra che la struttura di suddivisione amministrativa che abbiamo, quella di Stato, Regioni, Province e Comuni, non viene modificata, e d'altro canto è una struttura che tiene bene in altri paesi anche dell'Europa, pensiamo alla Germania, pensiamo alla Francia, pensiamo alla Spagna o allo stesso Belgio, che è molto più piccolo dell'Italia, ma conserva questa struttura, c'è lo Stato, ci sono tre regioni, perché ovviamente è più piccolo dell'Italia, e mantiene le sue province oltre ai comuni, perché non è detto che sia questo che manda in malora l'economia. Poi dovrei sottoporre la Francia, forse
forse esagero, prego, ma prego. Non voglio entrare in campo altrui, la Francia ha oltre 30.000 comuni, diciamo quasi il quadruplo dell'Italia, da noi sono poco più che 8.000, no? Ma dipende se sono ben gestiti, se sono centri di spreco o se sono centri utili ai cittadini. Parlando appunto delle province, c'era già riuscito Mussolini. Mussolini aveva già abolito le province, nel senso che rimanevano le strutture, rimanevano gli uffici provinciali dello Stato, aveva tolto quelli che sono gli organi elettivi. Quindi noi adesso abbiamo due organi elettivi diretti, il Presidente del Consiglio, uno indiretto che è la Giunta, e questa è democrazia. Perché le funzioni delle province non è che vengono abolite, non penso che nessuno sia così matto. Cioè lei mi sta dicendo, scusi onorevole, c'era già riuscito Mussolini, che non è propriamente un esempio di democrazia, scusi. No, ma infatti, ecco. No, voglio dire, se vogliamo andare su quella strada si può anche fare, diciamo, non è che sarebbe illegale. No, ma l'hanno già fatto i fascisti. Ma la Costituzione si può modificare, però il problema è questo, se uno mi dice vogliamo il prefetto, allora va bene, però cosa vogliamo? Ecco, aspetti, andiamo per gradi. Vogliamo allora anche i questori, onorevole, anche i comandi provinciali della finanza, dei carabinieri. Onorevole, andiamo per gradi, allora, il discorso della provincia è già stato fatto da Mussolini e non è che la cosa sia rassicurante, anche perché le province sono un avamposto, lei diceva ieri, della democrazia. Spieghiamo anche perché, per esempio, nella tutela delle scuole dovrebbero, quelle che lavorano bene, in certe regioni d'Italia come il sud, le scuole sono, alcune scuole almeno, non tutte magari, ma alcune sono l'unico avamposto di formativo contro la mafia, quindi non è che non abbiano anche una funzione sul territorio, concorda? Sì, anche se qui va chiarito, noi abbiamo forse un'anomalia in Italia, perché non c'è ancora un vero federalismo, no? Le scuole sono dalla parte immobile, per così dire, parlo delle medie superiori, quindi i licei, istituti per geometri, ragionieri e così via, sono costruiti quando si fanno nuovi e comunque gestiti, manutenzione a carico delle province. Però tutto quello che riguarda gli insegnanti, tranne mi pare la provincia di Trento, di Bolzano, ma nelle altre gli insegnanti sono insegnanti statali che seguono programmi statali, non è come ad esempio in Belgio, dove invece sono le regioni che hanno in gestione le scuole e ognuno le fa come meglio crede, si spera secondo la volontà e l'interesse dei cittadini. Politico. Comunque anche solo la manutenzione delle scuole, anche solo la gestione delle scuole appartiene alle province. Non è che abolendo le province questa gestione non viene pagata più da nessuno, no? La farà qualcun altro. Solo che o lo si fa ai comuni, ma abbiamo magari, anche per ragioni così territoriali, dei grandi istituti che hanno sede in piccoli comuni, no? Perché ovviamente servono tutto un territorio. Certo. Allora cosa facciamo? Un consorzio dei comuni che usano il tale liceo, la tale struttura scolastica? Beh, a questo punto si tratta semplicemente di cambiare il nome della spesa. Vorrà dire che il funzionario che segue la manutenzione, anziché essere pagato dalla provincia, sarà pagato da un consorzio del comune. Però, oppure se si passa alla regione sarà pagato dalla regione, ma non è che i soldi vengono risparmiati semplicemente perché le funzioni vengono tolte alla provincia e vengono date a qualcun altro. Quindi risparmia solo il compenso, che tra l'altro certo, è altissimo, del presidente, dei membri della giunta, mentre i consiglieri provinciali prendono, non so, 60-70 euro lordi a seduta. Quindi io ricordo, sono stato per un anno e mezzo consigliere provinciale, facevamo una seduta al mese, quindi non era quello il costo, però noi eravamo eletti. Se invece al posto degli eletti, perché comunque le funzioni, pensiamo ai rifiuti, i rifiuti almeno qui in Lombardia sono gestiti in ambito provinciale, la gestione dell'acqua molto sta in ambito provinciale, quindi tutte queste cose verranno comunque fatte, non è che appunto si inquina la provincia e nessuno pensa più ai rifiuti, all'acqua, qualcuno ci dovrà pensare e dovrà essere pagato. Senta, un funzionario che non risponde ai cittadini direttamente come gli eletti. Senta, onorevole Speroni, sugli elementi di costo, ascoltando anche la sua intervista di ieri alla Zanzara, noi abbiamo lanciato un sondaggio e tra 1.000
mille simpatizzanti leghisti, internauti, e anche sui costi eccessivi, hanno dato ragione a lei, cioè ci sono molte perplessità sulle province, ma tra l'elettorato leghista basse, il livello basso di perplessità. Invece molti ragionano su altri fattori di costo che menzionava lei, per esempio ieri sera nell'intervista, cioè l'iperpresenza di questure o l'iperpresenza di prefetti, anche perché siamo il paese con il maggior numero di presenze militari in Europa, tra Guardia di Finanza, Carabinieri, Polizia, eccetera. Al di là del discorso adesso sulla sicurezza, ragioniamo sui costi. Lei ieri diceva, stabiliamo anche dei criteri di tagli di costi, per esempio certe prefetture, certe questure, ci vuoi ripetere? Ma ad esempio io sono ancora della vecchia idea di Luigi Einaudi che il prefetto va abolito, praticamente se abbiamo solo noi e in francesi, gli altri non ce l'hanno, insomma, e soprattutto in uno Stato federale è una cosa assurda. Io mi ricordo tanti anni fa, quando ero ministro, a un convegno negli Stati Uniti a cercare di spiegare cos'è il prefetto. No? Certo. È un po' difficile spiegare a in un paese che è federale dalla nascita e quindi dove lo Stato ha le sue competenze però tutto il resto è lasciato alla periferia, cos'è un prefetto, cioè un funzionario dello Stato che segue le cose del territorio, perché le cose del territorio in uno Stato federale lo fanno gli eletti nel territorio, un po' come spiegare i colori a un cieco, a un daltonico, insomma, quindi ecco, da noi invece c'è ancora il prefetto, però io faccio l'esempio della mia provincia. La provincia di Varese non ha le cosiddette auto blu, quindi il presidente della provincia se va in giro usa la sua di autovettura, il prefetto invece l'auto blu ce l'ha e come. Ecco, questo tanto per fare un paragone. Io proporrei di lasciare le province e trasferire all'ente provincia, quello che c'è adesso, tutti i compiti che adesso ha la prefettura, compresa anche la sicurezza, non dimentichiamo, io cito sempre gli Stati Uniti hanno gli sceriffi nelle contee, no? Che grosso modo corrispondono alle province, quindi anche negli che Stati guadagnano Uniti. Molto meno adesso non lo so se guadagna meno uno sceriffo, un questore, se guadagna meno il comandante della polizia. Però lei ieri ha detto alla Zanzara hanno diciamo stipendi consistenti, insomma, sotto diciamo che mi sembra che insieme con gli ambasciatori, i prefetti, ma anche giustamente, che non sono per dire che se uno lavora nel pubblico, lavora per lo Stato, deve prendere uno stipendio basso, perché a questo punto cosa vuol dire? Vuol dire che i migliori vanno nell'industria privata. Cioè se a un certo punto uno anziché fare che so io il no, però lei ieri ha detto, lei ieri in onda ha detto se ne va via, va a fare il direttore di banca, vuol dire che a un certo punto viene qualcuno che magari non ha trovato niente di meglio da fare, no? Ecco, quindi io sugli stipendi dei pubblici dipendenti non sono così rischio. Certo. No, però ieri ha sollevato la questione, cioè se dobbiamo razionalizzare. Certo, se dobbiamo razionalizzare, ripeto, aboliamo i prefetti, facciamo il rovescio, anziché trasferire le cose dalla provincia alla prefettura, trasferiamo dalla prefettura alla provincia, ma anche per una ragione non solo di efficienza ma di democrazia. E in questo meccanismo le questure? Beh, le questure, qui in Italia è molto difficile cambiare quello che è la struttura della sicurezza. In Svizzera c'è la polizia cantonale che dipende dal cantone. Il cantone, la Svizzera è un caso un po' a parte, nel senso che non ha questo organo intermedio che la provincia ha direttamente i cantoni. Poi ha quelle che chiama regioni, ma amministrativamente contano poco. Però pensiamo anche in Germania. Anche in Germania la polizia, il nucleo forte della pubblica sicurezza non è statale ma è regionale. Ecco, poi ci sono altri esempi, la Francia è un po' come l'Italia, polizia e gendarmeria, tutte e due dipendenti dallo Stato. Però appunto se si vuole razionalizzare, se si vuole andare più vicino ai cittadini, secondo me uno dei modi è anche questo, cominciare a dare molti più poteri anche in campo di sicurezza alle province. E anche alle regioni, ripeto, io cito il caso di Svizzera e Germania che non è certo per questo, però hanno i conti molto più in ordine che l'Italia. Quindi lei dice,
andare nella vostra ottica, nella vostra proposta federalista, chiaramente la questura in quest'ottica può essere assorbita dalla provincia e dare nella scala dei tagli, cioè se si deve tagliare dal suo punto di vista ma non è detto che si debba tagliare, deve razionalizzare, perché se vogliamo tagliare allora c'hanno ragione quelli che dicono ma la polizia non può più andare in giro a fare i controlli perché gli manca la benzina, sì. No? Cioè, non possiamo a un certo punto lasciare in braghe di tela i tutori dell'ordine, no? Però se si vuole razionalizzare si può appunto fare anche questo, magari ad esempio anche quando si parla di province piccole già lo Stato potrebbe farlo accorpando ad esempio che se io ho due questure di province che magari hanno 150.000 abitanti, questo lo può già fare adesso, senza poter la provincia, ma razionalizzando le sue strutture, cosa che invece per ora non è neanche nei programmi di tutti gli abolitori.